Dovevamo aspettare un napoletano per vedere avverarsi il nostro sogno e la frase pronunciata da Nelson Mandela al comandante Salvatore Sarno, originario di Nocera Inferiore del quartiere di Casolla, ideatore alla guida della barca sciocciolosa che consentì per la prima volta al Sudafrica di partecipare all'America's Cup. Nato a Nocera Inferiore 78 anni fa, da giovanissimo Salvatore Sarno ricevette il comando di una delle prime navi della neonata MSC e assieme al fondatore Gianluigi Aponte contribuì allo sviluppo della compagnia di navigazione. Il comandante Sarno, a capo della principale compagnia mondiale nel settore dello shipping, la Mediterranean Shipping Company, ha scritto una pagina indimenticabile del trofeo sportivo più antico del mondo, l'America's Cup, con la barca sciocciolosa. C'era un treno tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento che correva dalla Rhodesia, oggi Zimbabwe, al Sudafrica. Su quel treno migliaia di minatori costretti ad una vita di stenti, di fatiche, nelle miniere d'oro del Transvaal, contavano un'antica canzone sciocciolosa che in lingua Zulu significa spingi, vai, fai spazio e indica la corsa senza sosta verso la meta. A distanza di oltre un secolo, quel nome legato alle radici e vagheggiante un sogno di libertà compare sulla fiancata della prima barca nera pronta a veleggiare nell'America's Cup a Valencia nel 2006. Stabilitosi in Sudafrica, il comandante Sarno, dove ancora vive, ha contribuito alla liberazione del paese dai pregiudizi, sposando con la sua famiglia le idee e l'ideologia di Mandela, di cui divenne amico. Si è congratulato con me perché sono stato presentato come un consulente dello shipping che non veniva pagato. Un consulente, mi ricordo benissimo le parole del mio ancora amico Mafika Mokwanazi, che era il capo dei porti, dice: Mister Presidente, guarda che noi non paghiamo il comandante Sarno, lui fa tutto gratis. E lui ancora una volta ha messo una mano sull'altra mano che mi stringeva e dice: Sudafrica ha bisogno di gente come te. Ed è cominciato così, diciamo, questo rapporto. Questo rapporto che poi è diventato di amicizia. Molto, infatti io sono stato invitato alla sua investitura da presidente, insomma sono stato sempre fra i primi non politico, diciamo, a partecipare, diciamo, alla vita pubblica. Non sono mancati nella sua vita momenti difficili, di preoccupazione, che ha sempre superato con la tempra di chi ha la responsabilità del suo equipaggio. Anche lui nel mirino dell'ISIS, il comandante Salvatore Sarno, qualche anno fa è stato bersaglio di una cellula del terrorismo islamico. Avrebbero voluto rapirlo ed ammazzarlo. Si è salvato grazie al lavoro dell'intelligence che ha intercettato messaggi criptati che hanno sventato un piano di rapimento. È stato questo uno dei momenti più preoccupanti della sua vita, che ha trascorso quasi interamente in Sudafrica alla guida della compagnia della Marina Mercantile. Un particolare inedito questo che il comandante Sarno ha raccontato ai microfoni di Telenuova nel suo lungo excursus in occasione della presentazione della sua autobiografia Un comandante in Coppa America, nella quale si racconta e racconta la sua vita. Io sono stato minacciato di rapimento dall'ISIS. Addirittura? Non ci sta sul libro. Mio figlio mi ha detto: ma perché non ce l'hai messo? E la CIA, che ha un centro di ascolto in Botswana per coprire tutta l'Africa, ha sentito delle comunicazioni, aveva messo sotto ascolto degli individui e ha capito da questi individui che c'era un progetto di rapimento del comandante Sarno della MSC. Hanno informato la Farnesina, l'intelligence, diciamo. Questo quando? In che anno? È stato tre anni fa, penso. Sì. Quindi quando c'era, insomma, questa preoccupazione sì, a livello mondiale da parte per il terrorismo, sì, islamico. 4-5 anni fa, sì. E l'ambasciata mi ha chiamato, mi ha informato, ha detto: attenzione, perché siamo stati informati che c'è un progetto di rapimento nei tuoi confronti, prenda le sue precauzioni. Da solo? Come prende le mie precauzioni? Da solo.
Poi dopo 2 giorni mi ha chiamato di nuovo l'ambasciatore e mi ha detto il progetto di rapimento è vero, abbiamo ricevuto un documento crittografato, l'abbiamo decrittato ed è reale, quindi prenda le sue precauzioni. Scusa, ma allora vabbè, alla fine sembra da buon uomo di mare, no? Perché almeno fatemi parlare con un carabiniere che mi dice quali sono le precauzioni da prendere. Quanto meno, certo. No? Comunque, vabbè. E questa diciamo, è una parentesi. Da buon uomo di mare ho comprato un'altra arma, ho ingaggiato una guardia del corpo, viaggiavo sempre, guidavo io perché la guardia del corpo non sapeva guidare, cioè guidava troppo piano.